aprile. Ritorniamo, diciamo così, agli appuntamenti canonici, quelli del lunedì dalle 19 alle 19.30. E questa sera siamo molto contenti di avere con noi la prorettrice del Gran Sasso Science Institute, la professoressa Alessandra Faggian. Buonasera Alessandra. Buonasera Oscar e grazie per avermi invitato. Allora, diciamo subito che il Gran Sasso Science Institute è uno dei partner di Lecture in Fabula, che è il una delle tante cose che organizza la Fondazione Di Bagno, di cui Pagina 21 è la sua nuova rivista online, che diciamo, il Gran Sasso Science Institute ormai da 2-3 edizioni ci accompagna, accompagna lo stesso festival. Abbiamo avuto come ospite in 2 occasioni il rettore Eugenio Coccia, che salutiamo, ma abbiamo avuto anche il professor Roberto Aloisio e ovviamente avremo presto anche Alessandra Faggian quando e come poi riprenderemo la nostra abituale attività. Alessandra, partiamo da un tema molto contemporaneo. Un paio di giorni fa, 2-3 giorni fa, abbiamo pubblicato un tuo articolo su Pagina 21, proprio in cui tu ti concentravi sul tema più in generale dell'università e il rapporto che il sistema universitario in genere sta avendo con la pandemia del Covid-19. Ecco, puoi provare per i telespettatori, non dico a riassumere, ma evidenziare le linee guida di quel tuo pensiero. Sì, allora, innanzitutto quello è un articolo che ho scritto abbastanza di getto, cercando di parlare un po' col cuore, riassumendo un po' la mia esperienza in queste ultime settimane da professore universitario. Diciamo che nessuno era pronto per la pandemia, è successo talmente velocemente che anche noi professori universitari siamo stati colti un po' di sorpresa. Ci siamo ritrovati da un giorno all'altro a dover andare di fatto dall'avere un contatto faccia a faccia con gli studenti, ad essere in una classe con anche la vicinanza fisica, a dover fare tutto in modo virtuale. Non che non ci fossero esperimenti, i famosi webinar che adesso ci sono in giro, eccetera, non sono una cosa dell'ultimo minuto, le abbiamo sempre fatte queste cose online, però rappresentavano sicuramente una minoranza dell'insegnamento, invece adesso sono la totalità, la quasi totalità. Ci siamo adattati molto velocemente, devo dire. Parlava anche il presidente della conferenza dei rettori settimana scorsa, diceva che il 94% dei corsi in tutte le università in Italia si sono trasformati in corsi virtuali e faceva un po' anche le congratulazioni a tutti quanti perché è veramente un risultato notevole. L'abbiamo fatto velocemente, non senza qualche difficoltà, insomma, perché insegnare, il bello dell'insegnare, almeno io questo parlo per me, è anche poter dialogare, stare nella stessa stanza con gli studenti, fare una lezione online non è sempre così facile, avere tante persone collegate, adesso ci sono anche strumenti per cui uno può alzare una mano, eccetera, però comunque non è la stessa cosa. E quindi abbiamo cominciato subito, noi ci abbiamo impiegato 24 ore al GSSI e abbiamo iniziato subito a trasformare i corsi reali, diciamo, in corsi virtuali, però stiamo valutando i pro e i contro. Ci sono sicuramente dei pro, ma ci sono anche tanti contro. Io comunque sono una grande fan del contatto faccia a faccia. La comunicazione ha tante sfumature e non tutte, secondo me, vengono colte quando lo si fa in uno schermo, così come lo stiamo facendo noi, anche se comunque è molto meglio che niente. Certo. Volevo a beneficio, diciamo, di chi ci ascolta, che Alessandra Faggian è quello che si usa a definire con un termine che a me non piace molto, devo dire, i famosi cervelli di ritorno, no? Alessandra Faggian ha insegnato per tanto tempo all'estero, adesso ce lo dirà lei in maniera abbastanza breve anche, diciamo, la sua esperienza, ed è ritornata in Italia proprio affascinata da questo progetto in essere all'epoca, che era questa nuova scuola di istruzione superiore che è il GSSI e che quindi ha avuto questa capacità attrattiva. Ecco, puoi dirci un attimo questo percorso, perché poi ci consente di entrare nel vivo della questione di cui vorremmo, poi discuteremo oggi, che è appunto università, territorio e economia. Sì, allora io ho studiato economia politica alla Bocconi, sono milanese.
ovviamente dal mio accento, questo lo capite, non l'ho mai cambiato. E poi nel 1999 ho deciso di andare a studiare all'estero, inizialmente per un master, poi ho fatto il PhD, il dottorato all'estero, con l'idea eventualmente di tornare in Italia, poi non sono più tornata. Ho avuto delle opportunità all'estero, all'epoca mi sembrava che comunque ci fossero più opportunità di fare una carriera accademica, diciamo anche più velocemente all'estero, e quindi ho deciso, anche malvolentieri, perché comunque io sono legata al mio paese, di rimanere all'estero. Dovevano essere pochi anni, sono diventati 17. Ho passato 11 anni in Inghilterra, cambiando due università, e poi dall'Inghilterra sono addirittura approdata negli Stati Uniti d'America, dove ho passato gli ultimi 6 anni del mio periodo all'estero, diciamo, ed ero professore ordinario di economia alla Ohio State University, che è nello stato dell'Ohio, Columbus, Ohio. Tra l'altro avevi un ruolo di rappresentanza che è molto importante, no? Dici negli Stati Uniti, che ero coordinatrice del programma di dottorato del mio dipartimento, e poi io faccio parte della comunità delle scienze regionali e sono stata anche presidentessa dell'Associazione Nordamericana di Scienze Regionali. Quindi sono stata una delle poche donne e sicuramente la prima italiana che sia mai diventata presidente dell'Associazione di Scienze Regionali Nordamericana, che include sia gli Stati Uniti d'America che il Canada. E diciamo, sei stata attratta da questo progetto che è nato, ricordiamolo, in seguito al terremoto di aprile del 2009, è un progetto fortemente voluto dall'OCSE, ma poi che ha dei padri con dei nomi e cognomi, Barca e tutta una serie di persone locali, la ex rettrice dell'Università Paola Inverardi, l'attuale rettore del GSSI, Eugenio Coce e tantissime altre persone. Sei stata attratta da questo progetto, sei venuta, sei stata chiamata, poi suppongo, ce lo dirai meglio tu, per tra l'altro assumere un ruolo di studi per certi versi anche un po' anomalo all'interno, diciamo, di una struttura così iperscientifica. Intanto dici che cos'è concretamente il GSSI, a chi si rivolge? Allora, il GSSI Institute sta per Gran Sasso Science Institute, è un centro una scuola dottorale, un centro di studi avanzato. Tanti pensano che sia un centro di ricerca, no, è un'università, cioè fa parte di diritto del sistema universitario italiano, però di una sottoclasse di enti, di università con una missione particolare. Ce ne sono sei in Italia, col GSSI, e sono il Sant'Anna di Pisa, la Normale, lo IUS di Pavia, la SISSA e l'IMT di Lucca, la SISSA a Trieste. Queste sei scuole, diciamo, di studi avanzati si differenziano dalle altre perché sono in genere di dimensioni un pochettino più piccole, tranne la Normale, che è la prima, che ha una storia ormai centenaria e quindi ovviamente è un po' diversa. E appunto hanno una missione che è leggermente diversa. Nel caso del Gran Sasso Science Institute, noi non abbiamo corsi di laurea né corsi triennali, ma ci focalizziamo specificatamente sui dottorati. Quindi noi prendiamo già i giovani che hanno fatto 5 anni di università e che vogliono formarsi, molti di questi per la carriera accademica, ma non solo. Alcuni, ad esempio, vanno a lavorare anche in organizzazioni internazionali, come possono essere l'OCSE, come può essere la Commissione europea, eccetera. Però è una scuola di studi avanzati. È nata nel 2013, tornando un pochettino indietro, in realtà la mia storia con l'Aquila va indietro al 2012-2013, quando sono venuta all'Aquila insieme a una delegazione di esperti dell'OCSE proprio per venire a studiare il territorio aquilano e anche l'Abruzzo in più generale e vedere quali potevano essere le linee di sviluppo di questo territorio che era stato colpito ovviamente dal terremoto del 2009. In quell'occasione c'era già un gruppo di visionari, li hai menzionati tu poco fa, che aveva pensato alla possibilità di far diventare l'Aquila la città della conoscenza, quindi di fare leva
sull'Università dell'Aquila, che tradizionalmente ha sempre avuto un ruolo molto forte su questo territorio, ma anche il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, ma anche tutte le altre eccellenze che ci sono sul territorio, ad esempio mi viene in mente il Conservatorio, l'Accademia delle Belle Arti, solamente per menzionarne alcuna. E quindi si pensava che magari mettendo una scuola dottorale un po' più piccola, ma per studi un po' più avanzati, si potesse rafforzare questo sistema della conoscenza dell'Aquila e creare questa specie di etichetta, diciamo label, si dice in inglese, per fare un po' di marketing territoriale e ricominciare una via un po' diversa dopo la ricostruzione. Quindi l'Ocse, arrivando sul territorio, aveva già visto insomma questo progetto che ha avallato da subito, diciamo che a tutti quanti è sembrata una buona idea. E a seguito poi del rapporto che è uscito appunto sulla ricostruzione dell'Aquila e l'economia dell'Abruzzo, questo progetto poi è andato avanti ed è nato il Gran Sasso Science Institute nel 2013. Diciamo che accanto quindi ai pilastri, tra l'altro i numeri sono importanti perché a fronte credo di una quarantina di posti che voi avete a disposizione ogni anno, vi arrivano migliaia ormai di domande da tutto il Sì. mondo, no? Sì, allora, noi adesso abbiamo dai 28 ai 40 posti di dottorato. Ne avevamo 40 quando il programma era di 3 anni, abbiamo deciso di allungarlo, ora abbiamo meno posti, ma di 4 anni, perché ci stiamo un po' più adeguando a quello che è lo standard anche in altri paesi europei, soprattutto in America. Io venendo dall'America ti posso dire che per fare un dottorato ci vogliono minimo 4 anni, se non anche 5, quindi abbiamo cambiato, adesso abbiamo dei programmi un pochettino più lunghi, ma diciamo a fronte di questa trentina, quarantina di posti ogni anno noi riceviamo veramente tantissime domande. In media nella mia area, che è scienze sociali, noi ne riceviamo 500 all'anno. Quindi sono veramente tantissime, in parte anche dovute al fatto che ovviamente noi non ci rivolgiamo solamente al mercato italiano, ma ci rivolgiamo a tutto il mondo, perché una delle caratteristiche della nostra scuola dottorale è che tutti i programmi sono in inglese, quindi la lingua in cui insegniamo non è l'italiano, ma è l'inglese, proprio perché è una scuola di dottorato internazionale, quindi questa è la nostra caratteristica. E quindi è facile, insomma. Sì, no, scusami, volevo ricordare anche a beneficio di più che grazie al traino del GSSI, che nel frattempo, oltre alla prima sede già prestigiosa, ne ha aggiunta un'altra, ha fatto degli accordi di programma molto interessanti che hanno acquisito praticamente un ex albergo della città che è diventato, diciamo, lo studentato per i dottorati, che chi vince la borsa di studio, diciamo, ha tutto pagato in questo percorso di studi. Però dicevo, questa eccezionalità del GSSI fa sì che all'Aquila, per esempio, ci siano, non credo, credo che siano già iniziate quest'anno, delle scuole di ogni ordine e grado in cui è possibile studiare totalmente in inglese, proprio per favorire, appunto, per far trasferire anche le famiglie di queste persone che vengono poi a studiare e a lavorare da voi. Esatto, in realtà guarda, mio figlio fa la quarta elementare e la sua corte era la prima in cui si è sperimentata questa classe internazionale, quindi è il quarto anno quest'anno che hanno questo programma. E l'idea è di avere degli insegnanti madrelingua che insegnino ai bambini non solamente l'inglese ma anche parte di altre materie in inglese, come ad esempio, non so, la geografia, scienze, storia, parte di queste cose vengono fatte in lingua inglese, addirittura anche la matematica. Questo ovviamente è molto importante perché noi attraiamo giovani che vengono da tutto il mondo. Anche il mio esempio, io sono italiana, italianissima ovviamente, però mio figlio io l'ho avuto in America, quindi entrambi siamo cittadini sia americani che italiani. E la prima lingua di mio figlio, la lingua madre, era in realtà l'inglese. Poi è arrivato in Italia, io sono arrivata nel 2017, lui aveva 6 anni e ovviamente adesso parla italiano senza nessun problema. Però è importante anche per lui mantenere l'inglese in modo fluente, quindi io l'ho scritto in questa sezione perché la trovavo una cosa molto, molto interessante. Tutta questa premessa, che in realtà è già parte di quello che avevamo intenzione di dire, è che per arrivare poi, diciamo, a quello di cui tu ti occupi poi professionalmente alla GSSI, anzi, infatti quando si dice GSSI, bisogna dire I e non I, mi hanno insegnato, quando invece poi si pronuncia per intero, si pronuncia in inglese, per dire che in realtà dalle grandi tragedie, come sicuramente è stato il terremoto, se queste
avversità si affrontano con un progetto, da quelle avversità possono nascere delle grandi opportunità. Sicuramente all'Aquila, che tutti diciamo, piangiamo i morti, piangiamo i grandi disastri, però sicuramente una dei fiori all'occhiello della ricostruzione aquilana sicuramente è l'esperienza di questa scuola. Spostiamoci sul versante contemporaneo, quindi quello che ci ha portato in realtà, quello che ci sta ancora portando questo Covid-19, cioè il fatto di essere chiusi in casa e di cominciare a pensare che tutto quello che avevamo pensato fino ad adesso, cioè che la città rispetto ai luoghi un po' più marginali fosse la panacea di tutti i mali, comincia un po' a vacillare. È strettamente connessa a questa cosa, perché tu appunto ti occupi di scienze sociali e studi proprio le trasformazioni in atto da un punto di vista economico, ma con altre tante ricadute rispetto a questi fenomeni, no? Sì, allora fammi tornare indietro un secondo. Io sono un'economista, è vero, sono un'economista regionale. Tanti non sanno che cos'è un economista regionale. È un economista che di fatto si occupa proprio dei divari regionali. Quindi io vado a vedere come dei sistemi subnazionali interagiscono fra di loro. Quindi, tanto per far capire un po' quello che faccio, io vado a vedere perché certe aree si sviluppano e certe altre non si sviluppano. E non mi occupo solamente di città, questo è un po' più il campo degli economisti urbani che si occupano soprattutto dell'economia delle città, mi occupo dell'economia di tutte le regioni con un particolare focus sulle aree che vengono chiamate aree interne, quindi le aree un po' più periferiche. Aree periferiche e anche città intermedie, io direi l'Aquila è più nel range, diciamo, delle città intermedie, può fare un po' da hub anche da punto di riferimento alle aree interne circostanti. Al Gran Sasso Science Institute noi ci occupiamo di temi che sono relativi appunto a queste aree periferiche e che non sono solamente terremoti, ma sono qualsiasi tipo di problematiche che queste aree possono avere. Con questa premessa, a me viene chiesto spessissimo in questi giorni nelle interviste che faccio se dopo il Covid la gente si trasferirà dalle città alle aree periferiche. Ora, pur per quanto io lo spererei, perché sono appunto una gran supporter delle aree periferiche, la domanda è un po' simplistica, nel senso che ci sono sicuramente delle opportunità da sfruttare adesso per le aree periferiche. Diciamo che la gente ha capito che la densità di popolazione nelle aree più importanti, più grandi del nord, no? Io sono di Milano, quindi è chiaro, uno fa l'esempio di Milano, può creare dei problemi quando ci sono delle pandemie, come in questo caso. Anche capito che magari è meglio avere una casa con un giardino, avere un po' più di spazio, perché nel caso in cui uno debba poi rimanere bloccato in casa, è molto meglio magari avere un po' più di spazio che non stare chiusi in un appartamento. Quindi ci sono sicuramente delle riflessioni che la gente sta facendo. E io mi immagino che cambierà la domanda, cambierà magari la domanda abitativa, non lo so, magari i giovani penseranno di prendersi una casa con determinate caratteristiche piuttosto che altre, questo ancora non lo sappiamo. Sappiamo però che i gusti delle persone probabilmente cambieranno. Anche da un punto di vista turistico, ci possono essere delle opportunità per queste aree un po' più periferiche. Piuttosto che magari andare al mare, ora le persone possono pensare ad andare a fare un turismo un po' meno di massa, non so, faccio un esempio, in montagna. Quindi ci sono sicuramente delle cose alle quali bisogna pensare bene e che potrebbero essere sfruttate ed essere un'opportunità per lo sviluppo di queste aree periferiche. A fronte di questo, però, ci sono ovviamente anche dei problemi che le aree periferiche hanno, perché, come ho detto più volte, è vero che la densità di popolazione fa sviluppare il virus più velocemente, ma è anche vero che questo virus, come dicono in tanti, anche se non è proprio così, è democratico, nel senso che è assolutamente casuale dove colpisce. Quando colpisce aree, magari piccoli paesini che sono più periferici, che hanno una popolazione molto più anziana, diventa veramente un problema. Quindi lo spopolamento di queste aree è un grosso problema, bisogna cercare di riattrarre i giovani proprio in queste aree periferiche.
Poi la seconda cosa è che anche se questi paesini non vengono colpiti e sono, diciamo, risparmiati dalla pandemia, il mondo sta cambiando, il mondo sta diventando più virtuale e noi sappiamo benissimo che queste aree, periferiche hanno un gap digitale con le aree più centrali. E questa è una cosa fondamentale, bisogna cercare di colmare questo gap perché ci siamo resi conto, che questo può diventare veramente ancora più un problema di quanto non lo è ora. Quindi bisogna sicuramente dotarle delle infrastrutture necessarie, ma e qui io torno a dire una cosa che io studio sempre: bisogna anche dotarle del capitale umano per poterle sfruttare queste infrastrutture. Io penso ai miei genitori, casualmente i miei genitori hanno passato gli ultimi mesi qui da me, non per la pandemia, erano già qui da prima. Poi è stata anche una cosa positiva perché appunto stare a Milano non sarebbe stata una cosa molto bella in questo periodo, però sono qui praticamente da gennaio, quindi ci siamo trovati tutti bloccati in casa insieme e io e mio figlio, che ha 9 anni, quasi 10, ne abbiamo approfittato in realtà per insegnare, soprattutto a mio padre, alcune skills, diciamo alcune abilità che lui non aveva. Quindi utilizzare un tablet, andare online. Nel nostro piccolo stiamo cercando di colmare anche questo divario digitale che c'è fra le diverse generazioni, che è veramente importante per le aree periferiche. Hai introdotto un tema, io ne vorrei introdurre un altro. Tu hai detto giustamente, bisogna attrarre i giovani in queste aree, perché in questo tema più in generale del ripopolamento di queste aree, bisogna tenere presente che qualunque progetto si mette in campo, stiamo parlando di borghi, paesi, piccole città, abitate prevalentemente da anziani, e che quindi, diciamo, l'aspettativa di vita, per quanto si possa essere allungata, diciamo, non dà la possibilità ai progetti di espandersi per 10-15 anni. Quindi il primo tema è quello di capire, anche attraverso gli studi che voi fate all'università, quali sono le motivazioni e le caratteristiche per attrarre i giovani. L'altra grande questione che pone il Covid, ma che secondo me poneva anche eventi naturali come quello del terremoto, è che stiamo imparando che noi dobbiamo prenderci cura dei più deboli. Sicuramente. Questo l'ho scritto anche nell'articolo appunto che ho fatto per pagina 21, no? Questa cosa che tutti quanti dicono siamo nella stessa barca, ma in realtà io ho sentito un'altra frase con la quale concordo di più, che siamo tutti nella stessa tempesta, ma con barche molto diverse. Quindi quello che ci ha insegnato, che ci avrebbe dovuto insegnare questa pandemia, è che se tu vedi una persona che è su un barchino che sta affondando, dovresti dargli una mano per non affondare. E quindi dobbiamo prenderci cura anche dei più deboli. Questa è una cosa evidente. Ah sì, dei giovani. Guarda, C'è il io modo, sono. cioè bisogna mettere in campo delle azioni. Tu parlavi del digital divide, no? Per esempio, Sì. la fibra, la copertura della fibra dovrebbe essere così, pare, operativa entro il 2021. Adesso non sappiamo, adesso i ritardi dovuti al Covid, dovrebbe essere operativa su tutto l'Appennino. Questo già è un tema che, per esempio, può far decidere di spostare una coppia giovane in un luogo, diciamo, che non è centrale, che non è Roma o che non è una grande città, perché, per esempio, può continuare a fare il suo lavoro anche da lì. Guarda, noi stiamo facendo partire adesso un progetto di ricerca insieme al Collegio Carlo Alberto e l'Università di Torino e l'EURAC che è a Bolzano e il GSSI ovviamente. Questo progetto si chiama Giovani al margine. Quello che vogliamo fare è andare a intervistare più o meno 1.000 giovani in queste aree un po' più periferiche, sia giovani che hanno deciso di rimanere, anche se non ce ne sono tanti, sia giovani che sono originari di quelle aree ma se ne sono andati, perché vogliamo proprio sentire da loro, perché se ne sono andati lo possiamo immaginare, sono in genere questioni di lavoro, non hanno trovato lavoro, c'erano più opportunità ovviamente nelle grandi città o in aree più ricche. Però vogliamo anche chiedere loro, ma quali sono le cose che potrebbero farti tornare, farti pensare magari di ritornare nei tuoi luoghi originali? Perché di fatto io penso che ci voglia innanzitutto un po' di spirito imprenditoriale di questi giovani che riescano a trovare un'idea innovativa che permetta loro di mantenersi anche in queste aree un po' più periferiche. Non tutti vogliono diventare imprenditori, non è neanche giusto che tutti lo diventino. Io non sono un'imprenditrice, ho un lavoro dipendente all'università. Però
Però abbiamo trovato parecchi casi di giovani che hanno deciso di tornare perché hanno avuto un'idea brillante. Io faccio sempre questo esempio, forse non so se tu hai visto, un paio d'anni fa abbiamo fatto questo evento sui birrifici artigianali. E c'era questo caso di questo paesino a Pecchio, che è nelle Marche, dove appunto un po' è successo questo. C'è stata una rivitalizzazione perché dei giovani, tra l'altro laureati, hanno deciso di tornare, hanno avuto quest'idea dei birrifici artigianali, sono stati tra i primi, e quindi a Pecchio adesso ha anche il Festival della Birra, della alogastronomia, come si dice, quindi della gastronomia legata alla birra. Quindi un'idea innovativa e un piccolo paesino, diciamo, può trovare un rinnovamento, si può rinnovare, questo è molto importante. La seconda cosa per cui dei giovani possono pensare di ritornare è nel momento in cui sono ancora giovani ma hanno una famiglia, la qualità di vita. Quindi il fatto che ci siano dei servizi di alta qualità in queste aree periferiche è molto importante. La strategia nazionale delle aree interne, che tu conosci molto bene, con la quale noi abbiamo un protocollo d'intesa e abbiamo lavorato negli ultimi 3-4 anni, ha due, diciamo, parti. Una è trovare delle linee per lo sviluppo futuro di queste aree, che possono essere basate sul turismo, sulle filiere agroalimentari, sulla cultura, eccetera. Ma l'altra è dotare queste aree dei servizi cosiddetti essenziali, quindi dei servizi che sono la scuola, i trasporti e la sanità di qualità. E quanto mai in questo periodo abbiamo capito che la sanità è importante, bisogna dotare queste aree di servizi per cui sono attrattive anche alle persone giovani, alle famiglie con bambini. Senti, volevo, in realtà siamo quasi arrivati alla fine, cioè nel senso che mancano un paio di minuti, 1 o 2 minuti. No, volevo che chiarissi questo aspetto, tornando per un attimo al GSSI, cioè perché, dato che si parla sempre di fughe di cervelli di italiani all'estero, no? Si capisce perché da noi si dice la ricerca, sulla ricerca si investe poco, perché le strutture universitarie sono basate sul baronato, per tutta una serie di ragioni nepotistiche. Nepotistiche. E però i ricercatori italiani, in generale gli italiani che vanno a fare questi lavori molto importanti all'estero, ottengono sempre grandissimi risultati. Come ti spieghi invece tu questo grande boom di richieste invece al contrario sul GSSI? Cioè, mi diceva il rettore Coccia in un'altra intervista che feci un po' di tempo fa che, diciamo, all'inizio loro si aspettavano su 40 posti domande da tutto il mondo, ma domande che sono un centinaio di domande. Quando si videro arrivare già i primi anni più di 1000, 1500 domande, resta. Ecco, tu come ti spieghi che questo numero continua a crescere e che continua a crescere di gente che ha necessità e voglia di venire in Italia? Allora, negli ultimi anni non è cresciuto solamente il numero, ma secondo me è cresciuta anche la qualità delle domande che otteniamo. Anche la geografia è cambiata. Prima era un po' più difficile ottenere magari domande dall'Inghilterra o dall'America o da paesi un po' più avanzati e tendevamo ad avere un po' più di domande da paesi che erano un po' meno avanzati, ma questo è cambiato negli ultimi 2 o 3 anni. Secondo me questo cambiamento degli ultimi anni è dovuto, spero, io la interpreto così, a una certa fama che ci stiamo facendo come di un posto serio dove il dottorato viene curato in un modo molto particolare. La seconda cosa, la ragione per la quale invece secondo me abbiamo sempre avuto tante domande fin dall'inizio è che abbiamo scelto delle nicchie. Io sono un economista, però il dottorato che curo io è un dottorato in economia regionale e geografia economica, perché noi in realtà siamo un gruppo un po' eterogeneo, ci sono geografi, ci sono economisti e ci sono anche sociologi territoriali. Il nostro focus è comunque il territorio, lo spazio, le regioni. E poi però veniamo anche da diverse discipline. Secondo me è questo, fisica non è fisica in generale, ma è fisica astroparticellare, matematica è matematica applicata a determinati settori, determinati campi. Se tu hai delle specificità che in qualche modo sono attrattive, ovviamente hai un vantaggio comparato rispetto agli altri. Dottorati in scienze regionali, economia regionale, ce ne sono veramente pochissimi al mondo. Un pochettino di più in geografia economica, ma comunque i nostri competitors li possiamo contare su una mano. Quindi è proprio perché abbiamo scelto delle nicchie particolari.
Prima di salutarci, Massimo Vica Ciamarra, che è un architetto napoletano molto influente, ha realizzato un sacco di belle cose, ci scrive che tanti anni fa realizzarono un programma con l'Università della Calabria in cui prevedevano di ospitare 1.000 studenti in 12 piccoli centri, in 12 piccoli organizzati, rivoluzionando abitudini acquistici. Non eravamo ancora nell'era informatica e quindi diciamo, presumo che voglia dire che hanno avuto delle difficoltà. Quindi questo è diciamo, un processo che è iniziato da tanti anni, punte avanzate da ricerca, che adesso finalmente, da quello che mi pare di capire, per quello che sta succedendo all'Aquila, può essere portato a termine. Alessandra, un'ultimissima cosa. Se sei velocissima, però perché non ci caccia nessuno, però l'impegno è quello di essere in diretta per mezz'ora, io vorrei mantenerlo. Dicevo, tutta questa situazione, più che paradossalmente, se uno la guarda in maniera pensando al futuro, offre comunque tutte queste situazioni negative, diciamo, all'Aquila poi in particolare, al terremoto si è aggiunta anche adesso la pandemia, però se si è capaci di progettualità, possono essere delle opportunità per ripensare proprio il nostro modo di stare al mondo. Io credo molto nella capacità degli italiani di innovare e di essere creativi. Io veramente credo molto nella creatività italiana. Ho visto tantissimi italiani all'estero e la maggior parte di questi italiani veramente spiccava anche nei loro dipartimenti. Sono veramente bravi. Quindi io credo veramente non solamente nell'arte di arrangiarsi italiana, ma nella creatività. Noi siamo flessibili e sicuramente riusciremo a trovare delle soluzioni innovative anche per uscire da questa pandemia. Magari dovremo lottare un po' nel breve periodo, ma io sono ottimista. Allora, intanto ti ringraziamo Alessandra e ti aspettiamo ancora su pagina 21, magari con delle riflessioni ulteriori sull'avanzamento di questi lavori. E io do, e quindi ringrazio te e attraverso te ringrazio anche il GSSI che ci ha dato questa opportunità di chiacchierare oggi con te. Do appuntamento a tutti coloro che ci hanno seguito. A lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 19.30, il nostro interlocutore sarà uno dei giornalisti più bravi, secondo me, d'Italia. Si chiama Gigi Riva, è un grandissimo collaboratore dell'Espresso e è un grande esperto delle questioni dell'Est. E quindi con Gigi Riva partiremo da una considerazione su dove sta andando l'Europa in questo momento molto difficile. Grazie Alessandra e arrivederci a tutti. Grazie a voi, buona serata.